giornate più emozionanti. Fantastiche. Adesso stiamo dirigendo alla Gola del Furlo. Prosegue il tour solidale Due ruote nello stivale di Marco Toppan, atleta e ambasciatore dell'Avis provinciale di Treviso, dove è partito dal Trentino Alto Adige per attraversare l'Italia in sella alla sua bicicletta per raggiungere come ultima tappa Pachino in provincia di Siracusa in Sicilia. Scopo dell'iniziativa è quella di promuovere la donazione di sangue e plasma, invitando i cittadini a sostenere il progetto di ristrutturazione del Tempio Internazionale del Donatore, monumento simbolo di pace e donazione collocato nel cuore del nuovo patrimonio mondiale dell'UNESCO a Pianezze di Valdobbiadene in provincia di Treviso. L'impresa di Marco prevede 15 tappe percorrendo in bicicletta circa 1300 chilometri. Questa mattina il tour solidale ha fatto tappa nella splendida riserva naturale Gola del Furlo. Quanti chilometri ha percorso fino adesso? Allora, fino ad oggi poco più di 500. Quindi siamo già a un buon punto, ma non ancora a metà percorso. Ne abbiamo ancora tanto da fare. Ad accogliere il passaggio del donatore a Visino una delegazione dell'Avis di Acqualagna e di Fano. Marco domani partirà da Pergola e andrà fino a Camerino per poi andare in una città importantissima perché ci lega al terremoto come Arquata del Tronto. L'Avis Pesaro Urbino e l'Avis Marche sta facendo tantissimo per il Tempio Donatore e per Arquata del Tronto. Marco sta facendo tanto per quanto riguarda il mondo della donazione. Siamo gemellati con la sezione di Santa Giustina Bellunese, sezione FIDAS fra l'altro. Siamo gemellati con questa sezione e noi siamo stati più volte al Tempio del Donatore, che è veramente in una posizione stupenda ed è veramente un bellissimo tempio. Con la maglietta di Avis anche il sindaco di Acqualagna ha colto l'arrivo dell'atleta lanciando un messaggio importante. Come comune di Acqualagna siamo contenti di ospitare il suo passaggio in questa splendida cornice che è la Gola del Furlo. Due cose voglio aggiungere: donate, 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 perché è importante per tutti e questa iniziativa sicuramente unirà tutta l'Italia, visto che parte dal punto più a nord al punto più a sud. In questo momento serve tantissimo.